Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della nostra rubrica Nutrizione e Benessere. Questa settimana non parliamo delle caratteristiche di un alimento in particolare, ma parliamo di un insieme, una classe di alimenti che generalmente vengono definiti superfood. Un termine che probabilmente molti di voi avranno sentito dire o letto su delle riviste oppure navigando sul web si sono sicuramente gli è capitato di leggere qualche articolo al riguardo. E questo perché, diciamo, negli ultimi anni stanno avendo un grandissimo successo. Quindi vogliamo capire meglio cosa sono e perché stanno avendo tutto questo successo. Innanzitutto iniziamo col dire che cosa sono. Non è semplice dare una definizione univoca di superfood. Possiamo dire che in effetti sotto questo termine vanno alcuni alimenti o delle classi di alimenti con delle presunte proprietà benefiche per la nostra salute, derivanti da particolari proprietà nutrizionali oppure da un particolare contenuto chimico complessivo. Nel corso del tempo ne sono nate anche delle sottoclassi, superfruit, quindi sono la superfrutta, e super grain, cioè i super cereali. Gli alimenti che possono essere inseriti in questa categoria sono diversi e dopo li vedremo, ne faremo qualche esempio, però possiamo dire che hanno tutti delle caratteristiche in comune. E quali sono? Sono essenzialmente alimenti di origine vegetale, sono alimenti che vengono poco o per nulla lavorati, quindi non sono trattati, e sono anche alimenti, generalmente per la maggior parte anche alimenti di origine esotica oppure alimenti che noi ben conosciamo, ma che nel corso del tempo avevamo un po' dimenticato e che recentemente sono oggetto di riscoperta. E inoltre sono alimenti che sembrano essere ricchi di particolari nutrienti. Dobbiamo anche dire che la prima volta che questo termine superfood, quindi super cibi, è stato reso pubblico nel 49 da una rivista canadese che lo utilizzò per rendere note le proprietà di un determinato muffin. Però dobbiamo anche dire che nel 2007 l'EFSA, quindi la Commissione Europea per la Sicurezza Alimentare, ha anche determinato che non si può utilizzare questo termine di superfood per la commercializzazione, la promozione, quindi anche sulle etichette, se le proprietà benefiche che sono indicate non sono accertate da rigorosi studi scientifici. Dobbiamo anche dire che nonostante questo divieto, diciamo che un po' la moda ha portato comunque ad un continuo utilizzo di questo termine, come vi dicevo, soprattutto attraverso i media e quindi internet, le riviste e così via. Quindi dicevamo quali sono gli alimenti che fanno parte di questa categoria così particolare. E dicevamo sono alimenti esotici ma anche di riscoperta. Di riscoperta quelli più vicini a noi sono sicuramente i broccoli, i cavolfiori, la mela grana. E altri invece un pochettino più esotici, andiamo dal mirtillo, l'avocado, ma anche il cacao, le bacche di goji, i semi di chia e così via. Ce ne sono ovviamente tantissime, non c'è una lista ufficiale, diciamo così, scientifica, ma è una lista che si va sempre di più allungando e vanno sempre di più aggiungendosi numerosi alimenti. Dobbiamo dire però che questi alimenti, caratterizzati come superfood, non hanno molto di scientifico. Perché? Perché chiaramente queste presunte proprietà benefiche, questa particolare composizione nutrizionale e chimica, non è molto diversa o comunque non contiene cose talmente particolari che noi nella nostra alimentazione abituale già non assumiamo. Anche perché dobbiamo dire che molti studi che vengono citati per supportare i superfood in realtà sono studi che analizzano sì degli estratti di questi alimenti, ma in cui
La sostanza studiata è analizzata in concentrazioni molto maggiori rispetto a quello che noi potremmo assumere con un'alimentazione normale, abituale. Un esempio su tutti che possiamo fare, che è un pochettino più semplice, è quello del vino rosso e del contenuto di resveratrolo. In effetti, per avere le tanto decantate proprietà antiossidanti del resveratrolo, in realtà dovremmo bere 5 litri di vino al giorno e ovviamente capirete che non è possibile. Ovviamente questo non toglie nulla a quello che dicevamo e anche che nella nostra rubrica spesso ne abbiamo parlato delle proprietà di determinati alimenti e degli studi che li supportano. È una cosa diversa invece far credere ai consumatori che un singolo alimento o una classe di alimenti possa essere una specie di alimento miracoloso e cura di ogni male. Non è così. Quello che è importante, come spesso abbiamo detto e non ci stanchiamo di continuare a ripetere, è che l'unico modo per trarre il meglio dagli alimenti che consumiamo è quello di inserirlo all'interno di una dieta varia ed equilibrata. Perché se invece induciamo le persone a credere nella bontà di solo pochi alimenti, la dieta di quella persona sarà ovviamente sbilanciata e unilaterale, cioè sarà indirizzata solo verso determinati alimenti e per forza di cose sarà carente in altri modi. Quindi, cosa vogliamo dire? Che non c'è nulla di male alla fine poter consumare questi alimenti anche così particolari, a volte molto esotici. Bisogna però saperli consumare all'interno di una dieta, sana. E non quindi credere ad alimenti o a proprietà miracolose di alimenti, ma consumarli come tutti gli altri i cibi all'interno di una dieta che sia più possibile varia ed equilibrata, avendo anche nel frattempo uno stile di vita il più sano possibile, quindi riducendo al massimo tutti i possibili fattori di rischio. Bene, io per altri approfondimenti vi rimando all'articolo che troverete sul sito e sui social di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook. Vi ricordo inoltre, per chi volesse, che può scrivere un'email a nutrizionericci@virgilio.it per fare delle domande sull'argomento che abbiamo trattato oggi o proporre degli argomenti che si vogliono trattare. E quindi vi saluto e ci rivediamo la settimana prossima, sempre solo su Cilento Channel. Ciao!